È il 2 gennaio 2024 e siamo qui all'Olivesa, a Sesto Fiorentino. Come vedete ci sono ancora i postumi della notte brava della fine d'anno. Beh, si è sempre detto che anche gli scoppi dovevano essere in qualche maniera, non dico vietati, ma regolamentati. E qui invece siamo in pieno delirio, anche dal punto di vista igienico, in sostanza. Manca totalmente un minimo di senso etico su quello che può essere fatto o non può essere fatto. Vedete, qua ci sono ancora tutte le cose, i contenitori dei botti, dei fuochi, ma siamo qui per documentare una cosa ancora più grave. Perché nel delirio del 31 dicembre, fra le altre cose, è stato danneggiato seriamente il cartellone che parla dell'albero della pace. Se vi ricordate, in agosto abbiamo già fatto un video che documentava una nuova reinstallazione, perché già in quell'epoca il cartellone fu in qualche maniera distrutto. E qui siamo alle solite, vedete? Qua vicino a 2 metri c'è ancora l'alberello della pace, ovviamente in questo periodo senza foglie, il cachi, e qui c'è il cartello che illustra di cosa si tratta. E vandali di qua, ragazzi, ma quello sono una mia possibilità. Lo so, ci sono i vandali in giro, capito? Allora, qui bisogna capire alcune cose. È una bravata del 31 dicembre? Per quello che si può vedere in giro, probabilmente lo è. Però questo pone interrogativi: se si tratta di giovani che hanno fatto tutto questo, forse c'è qualche problema di rapporti con la famiglia, di rapporti con la scuola, perché non si giustifica una violenza di questo tipo. Se poi si Non tratta sei di qualificato. qualcuno che ce l'ha con la pace, o forse ancora peggio, in sostanza. Nei prossimi giorni verrà rimesso a posto per l'ennesima volta questo cartello che spiega il giardino della pace. Questo è fatto in associazione con un'associazione, Un Mondo Senza Guerre, con Vladislav Gavriusek e Andrea Bonacchi. Lo rimetteremo a posto un'altra volta e cercheremo però di far capire o di cominciare a discutere del perché accadono queste cose che sono inqualificabili. Forse chi l'ha fatto nel momento in cui lo faceva si sarà anche galvanizzato e soddisfatto di ciò che ha fatto. Però c'è qualcosa che non va, in senso lato, al di là del cartello che verrà rimesso, al di là di tutto, c'è un grosso problema che riguarda il vivere sociale.